Diamo il benvenuto a Paolo Martini, amministratore delegato di Azimut Capital Management, al quale vogliamo chiedere un parere anche alla luce della discussione odierna nella conferenza di apertura di ANAS su quelli che possono essere i temi forti per il futuro, i trend nell'ambito della consulenza finanziaria e come questi temi, questi trend possono essere interpretati dal modello consulenziale di Azimut. Il 2019 sarà un anno particolare perché abbiamo i famosi rendiconti della MiFID 2 che arriveranno ai clienti intorno ad aprile-maggio e purtroppo arriveranno in un anno come il 2018 dove le performance di tutta l'industria sono state particolarmente negative. Come abbiamo sentito è un anno record dove il 90% delle asset class hanno avuto il segno meno. Per cui aspetta il mondo della consulenza finanziaria una sfida importante che è quella di spiegare ai clienti com'è il loro valore aggiunto e che cosa hanno saputo fare. Penso che l'industria in questi 15 anni abbia dimostrato di saper crescere bene, un modello di business che è risultato essere molto più efficace rispetto ad altri modelli di business bancari o modelli di business più tradizionali, e quest'anno sarà l'anno in cui il consulente finanziario potrà far percepire ancora meglio le sue capacità al cliente finale, oppure detto in un altro modo è l'anno in cui il cliente finale potrà percepire bene qual è il valore aggiunto del consulente finanziario. Sappiamo quante crisi abbiamo assistito anche oggi al sistema bancario e quindi quanti sono purtroppo i consumatori / risparmiatori che hanno subito delle perdite importanti. Sulla consulenza è un tema chiave, la consulenza, si parla di consulenza da tanti anni, devo dire che l'industria in questi ultimi anni anche lì ha fatto passi avanti importanti. Oggi si parla soltanto di temi di asset management, ma si parla anche di temi complessi come il welfare aziendale, il mondo delle imprese, il mondo delle successioni, quindi abbiamo arricchito il modello di servizio dei nostri consulenti con tantissimi strumenti, tantissimi prodotti. È chiaro che poi bisogna scaricare a terra tutta questa mole di informazioni e bisogna che i clienti la sappiano percepire e la sappiano metabolizzare, quindi servirà che anche i clienti dedichino un po' di tempo in più, un po' di attenzione nel capire queste tematiche che, ahimè, sappiamo non sono spesso così divertenti perché sono temi abbastanza ostici. Lato consulenza, noi come Azimut partiamo il 1° di luglio con un nuovo modello di consulenza molto evoluto, che quindi coniuga varie necessità dei nostri singoli clienti con un patto molto chiaro, con una parte educativa molto molto importante. Inseriamo anche tutta una serie di report di servizi di wealth management tali per cui il cliente potrà avere anche analisi sul patrimonio personale, familiare, immobiliare, sulle sue imprese, il prestigio nazionale, il welfare aziendale. Ci sono poi delle sfide molto importanti che dobbiamo cogliere. La prima sfida è quella del mondo del non quotato, per cui noi assisteremo nei prossimi anni, immagino, a una crescita esponenziale, anche perché si parte da un concetto molto semplice. Fino ad oggi il mondo degli strumenti illiquidi, quindi mi riferisco al private debt, al private equity, al venture capital, erano ad appannaggio principalmente di poche famiglie industriali, di pochi istituzionali, che guarda caso hanno avuto risultati molto interessanti in questi anni. Il nostro sogno è quello di rendere democratico questo tipo di investimenti e quindi far sì che il più maggior numero possibile di persone possano accedere a questo tipo di strumenti che hanno dei vantaggi in siti molto chiari. Il primo è il tempo, perché si prende tempo e quindi si riesce a gestire su ritorni temporali di 5, 7, 10 anni di investimenti. Sappiamo quanto, ahimè, certe volte l'ansia di breve termine sia un problema e quanto la finanza comportamentale ci insegni come purtroppo, presi nel momento di panico, nei momenti di euforia, si fa sempre la scelta sbagliata. Con questi strumenti questo non può capitare per definizione. Dall'altro lato si porta un flusso di risparmio dagli investitori all'economia reale, quindi alle imprese. Qui si può aiutare, se siamo un paese Italia, in un momento in cui abbiamo bisogno di idee, di imprenditori, ce ne tanti, di persone, ragazzi che hanno idee, di aziende che stanno crescendo, che sono cresciute molto bene. Il fatto di poter far arrivare dei flussi direttamente a questo mondo penso che sia un grosso vantaggio per l'economia del nostro paese e sistema Italia. Poi ci sono vantaggi indubbi, ovviamente sulle performance, perché questo ti dà una grossa mano, e poi anche un marketing più intelligente, perché è molto più semplice parlare di imprese, far toccare con mano agli investitori cosa vuol dire investire in un'azienda che fa scarpe, che fa frutta e verdura, che fa camicie, che non investire in cose che sono molto meno tangibili. Questa sarà una grossa sfida e sono abbastanza convinto che il prossimo anno e nei prossimi anni ci sarà una crescita esponenziale di questo tipo di mercato.